Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi andiamo a parlare. Sì, va bene, ok, ho capito. Non c'è bisogno che vi alterate, non vi alterate, stiamo calmi, siamo tutti calmi. So benissimo che sapete tutto, sapete tutto su Samsung Galaxy S8. Lo so, non c'è bisogno che vi alterate. Però non voglio dirvi nulla di più di quello che già sapete, perché comunque tutte le caratteristiche, la scheda tecnica e tutto quello che dovete sapere lo trovate anche qui sotto in descrizione, nell'articolo che ho pubblicato su QuestionServer.it, di cui sono collaboratore. Oggi voglio parlarvi di quelle che sono le tre novità principali e assolute, secondo me, di Samsung Galaxy S8 reali e che ha portato l'azienda coreana nel suo nuovo smartphone 2017 e flagship di quest'anno rispetto ad S7 ed S7 Edge. Voglio quindi elencarvi quali sono queste tre novità a mio parere. Il video sarà strutturato appunto in queste tre parti, diciamo mini parti, in cui vi parlerò delle tre caratteristiche che sto per dirvi, ovvero l'Infinity Display, che è la prima cosa che balza all'occhio quando vedete un Samsung Galaxy S8 e lo avete visto nelle video anteprime di questi giorni. Bixby, ovvero il nuovo assistente vocale di Samsung, che è davvero una novità per quanto riguarda l'azienda coreana e il suo flagship. E infine troviamo Samsung DeX. Samsung DeX, che è davvero una genialata a mio modo di vedere, ma ne parleremo più avanti. Partiamo subito con Infinity Display. Ebbene, e questa è la novità principale, oggettivamente riscontrabile, visibile ad occhio nudo, senza doversi andare ad addentrare nella scheda tecnica, senza informarsi, eccetera, del Samsung Galaxy S8. È un display che occupa più del 90% di tutta la superficie del vetro anteriore, forse anche 95%, comunque tanto vetro anteriore, resta pochissimo spazio libero nei bordi superiori e inferiori, tanto che addirittura Samsung ha dovuto togliere, come sapete, il tasto centrale iconico, che era proprio un'icona dei Galaxy fino alla serie S7 ed S7 Edge. C'è un display curvo, però una curvatura molto molto ridotta rispetto a quello che abbiamo visto su S6 Edge ed S7 Edge. Comunque vi permette di utilizzare i pannelli, le funzioni integrate del display Edge, eccetera, eccetera. È un display davvero bellissimo, QHD Plus, una risoluzione spaventosa, una qualità incredibile, luce luminoso, bello, con colori molto vivaci, lo potete vedere nei video anteprima che sono stati pubblicati online. E diciamo che non c'è nulla da dire su questo display, è stato fatto davvero un ottimo lavoro da parte di Samsung, una ottimizzazione strepitosa, c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere sotto questo punto di vista. La seconda novità principale di Samsung Galaxy S8 si chiama Bixby, che è il nuovo assistente vocale dell'azienda coreana che vuole fare direttamente concorrenza a due assistenti vocali usciti di recente, ovvero il Google Assistant, che comunque è un po' acerbo in questo momento perché si trova solo in lingua inglese, le altre lingue verranno aggiunte a breve secondo Google, però insomma non funziona un granché, e Siri, che non è recente assolutamente, ma è stato recentemente aggiornato con l'introduzione di iOS 10. Sono due assistenti vocali che non hanno avuto grande fama, non nel senso che non si conoscono, ma nel senso del successo di sviluppo, di attenzione sul prodotto, appunto, sulla funzionalità. In generale, gli assistenti vocali non è che stanno andando benissimo e la tecnologia, quel tipo di tecnologia, non si sta espandendo così tanto. E ora ci sarà anche Bixby, che è la stessa identica cosa dei primi due, solo che di proprietà di Samsung, che si distacca da Google e fa una vera e propria opera di concorrenza, se così possiamo dire. Bixby avrà molte funzioni, alcune molto interessanti. Le principali sono tre, ovvero Bixby Vision, la possibilità di andare a inquadrare un qualsiasi oggetto che c'è davanti a noi e andare a ricevere dal telefono delle informazioni riguardo a quell'oggetto, a quel monumento, a quella pianta, a quel fiore, a quel telefono, eccetera. Insomma, ci dirà. Telefono non lo so in realtà, vabbè. Ci dirà tante informazioni riguardo a quell'oggetto che stiamo inquadrando, quindi che specie è quella pianta, di che monumento si tratta, eccetera, eccetera. Molto molto utile a mio modo di vedere, soprattutto quando si viaggia. La seconda funzione di Bixby si chiama Bixby Home, che è una sorta di newsfeed alla HTC e Google Now, eccetera, eccetera. Insomma, cose già viste, dove verranno raccolte le nostre informazioni personali e delle notizie riguardo alle nostre preferenze,
a quello che abbiamo inserito nel nostro profilo, il meteo, la borsa, notizie dal mondo, eccetera, eccetera. Terza e ultima funzione principale di BizBuy, ovvero BizBuy Assistant, che in realtà è il vero e proprio assistente vocale. Possiamo dire: "Ehi, BizBuy, dimmi che tempo farà domani a Milano" e così via. Sapete già di cosa sto parlando e dovrebbe essere proprio il vero e proprio assistente che appunto ti assiste vocalmente con il riconoscimento, si spera positivo, della tua voce per delle azioni utili durante il giorno, quindi metti la sveglia a tale orario, ricordami di andare dal parrucchiere, eccetera eccetera eccetera. La terza e ultima innovazione reale di questo Samsung Galaxy S8 è l'introduzione di Samsung DeX. Samsung DeX è una sorta di basetta che ci permette di attaccarci sopra l'S8 ed in più ricaricarlo mentre svolge la funzione principale, ovvero quello di trasformare l'S8 in un computer, praticamente un personal computer collegandolo ad uno schermo con una tastiera, con un mouse. Avremo una sorta di sistema operativo in stile RemixOS di Android con Google, è una sorta di sistema operativo appunto che va a sfruttare Android, ovviamente, con tutte le applicazioni che abbiamo installate sull'S8. Insomma, si tratta di una trasposizione di S8 sullo schermo e andremo a vedere quello che i contenuti che abbiamo installato sul nostro telefono. Possiamo usare Office, possiamo giocare ai giochi installati su S8, eccetera, eccetera. Possiamo andare sul browser, aprire più schede insieme, insomma, tante belle cose. Io credo che possa essere una grandissima cosa, molto molto utile, soprattutto nell'immediato futuro, o forse non tanto immediato, dove si andrà a sfruttare tantissimo il proprio telefono come un unico e proprio hub di tantissime cose insieme e anche di computer che potrebbero andare un po' a scomparire, tra virgolette, nei prossimi anni. La cosa che fa un po' storcere il naso su questo Samsung DeX è il fatto che dovete avere sempre a disposizione uno schermo, ovviamente, su cui andare a trasferire l'immagine del vostro S8 e una tastiera, ovviamente, un mouse, insomma, l'oggettistica che serve per utilizzare un computer. Quindi non so se conviene portarsi appresso un MacBook da 13 o 15 pollici, un Dell o qualsiasi altro portatile, piuttosto che un mouse, una tastiera, lo schermo dovremmo per forza trovarlo in giro da qualche parte. Insomma, bisogna fare un rapporto costi-benefici e capire se vale realmente la pena e se sia realmente funzionale. Ma l'idea che sta intorno a Samsung DeX, il concetto proprio di base che è stato utilizzato per realizzare Samsung DeX, mi piace davvero tanto. Andate a vedere dei video che spiegano un po' come funziona, ve li lascio qui sotto in descrizione, soprattutto quello di HDBlog che ho trovato molto molto esaustivo sotto tutti i punti di vista. Per concludere, vi lascio un quesito: S8 è una rivoluzione? È davvero cambiato qualcosa nel mondo degli smartphone? È un passo in avanti rispetto alla tecnologia degli smartphone che un po' da 2, 3, 4 anni è un po' ferma, diciamo anche 2 anni, dai. Io credo di ni, cioè non è proprio una rivoluzione, ma è un cambiamento. È un passo piccolo in avanti. Se siete d'accordo o la pensate diversamente, scrivetelo qui sotto nei commenti, vi risponderò, creiamo un dialogo su questo S8 e parliamo un po' a fondo di quelle che sono tutte le caratteristiche del dispositivo e non solo le solite guerre fra fanboy di questa o di quell'altra marca che vedo nei video soliti più famosi sul telefono e dico, facciamo i seri. Bene ragazzi, questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, in tal caso iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video e mi raccomando come sempre seguitemi sui social network, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, soprattutto su Telegram dove pubblico tanto e spesso, che sia curiosità, news, tecnologia, ma soprattutto ovviamente aggiornamenti sul mio canale e su di me, sui video che carico, sui prodotti che mi arrivano in anteprima e in anteprima per me ovviamente, eccetera eccetera. Ci sentiamo al prossimo video, da Emanuele è tutto, un saluto, ciao!